e a causa della pioggia sono molti gli incidenti stradali. Al momento dello scontro la pioggia era incessante. È stata la pioggia una delle cause dello scontro frontale tra due auto. È stata una delle cause che ha provocato un incidente stradale mortale. Scontri dovuti per lo più all'asfalto bagnato dalla pioggia, caduta incessantemente. L'asfalto scivoloso per la pioggia battente, poi lo scontro frontale. Tre ragazzi sono morti all'alba. La pioggia, tre le vittime in altrettanti incidenti. Sembra fin troppo banale, eppure vale la pena ricordarlo. Una strada bagnata è una strada doppiamente pericolosa. Quando piove bisogna stare più attenti e rispettare le regole, soprattutto i limiti di velocità. Ma quanti automobilisti sono sicuri di conoscerli questi limiti? Ad esempio, qual è il limite di velocità sulle nostre autostrade? Quali sono i limiti di velocità sulle nostre autostrade? 120, 130, 140. 110, 140, 130, 140 in alcuni tratti. Now, step back for your own safety. 130, 150. 140. 150. 130. E quando piove? 130, 135, non lo so. 100, non lo so. 50. Quando piovono non lo so neanche della verità. Sbagliato la domanda. Oh, già. Non lo so. 90. 90. Vado a 130. Con la pioggia? 130, 110. Il limite sul bagnato, anche se piove poco, in autostrada passa da 130 a 110 km all'ora. Automatico e tassativo. Dunque, in autostrada il limite di velocità in caso di pioggia è di 110 km orari. Da questa sequenza abbiamo estrapolato e calcolato la velocità di questa vettura, 149 km orari, il che significa che l'auto supera il limite consentito di ben 39 km. Il conducente ha frenato, l'auto ha sbandato e si è infranta sulla destra, anche con l'asfalto drenante. Sa cos'è l'asfalto drenante? No, l'asfalto drenante è quando si scivola. L'asfalto scivoloso? Quello che assorbe l'acqua, no? Gran bella cosa. Per noi è una manna. È come guidare sull'asciutto? Sì. Quasi. Esattamente come sull'asciutto, mi è capitato. Sì, sì, sì. Mi sento il 100%. Come sull'asciutto. Asfalto drenante non vuol dire asfalto asciutto. È vero che la visibilità è molto migliore, ma i limiti di tenuta di strada e di conseguenza di frenata in caso di panic stop sono molto maggiori rispetto che sull'asfalto asciutto. In caso di imprevisti, per frenare sul bagnato ci vuole molto più tempo e più spazio. Per questo è importante mantenere, soprattutto in caso di pioggia, la distanza di sicurezza, che tutti naturalmente sanno esattamente calcolare in base a velocità e condizioni del manto stradale. C'è una regola ben precisa. Si calcola il quadrato per la velocità. Da 110 all'ora sul bagnato, lei quanto lascerebbe? 10 metri. 5 metri. Rispetto bene la distanza di sicurezza. 4 metri. 5 metri, so. 4. Intorno ai 10 metri. Almeno ai 20 metri. Io personalmente sto ben lontano, cioè penso che sui 5 metri... Almeno 30 metri. Adesso faremo una simulazione sulle distanze di sicurezza, ovviamente su asfalto bagnato. Viaggiando a 110 km all'ora, io rimarrò a 2 secondi dalla vettura che mi precede. 110 all'ora, 2 secondi sono circa 60 metri. Io non riuscirò, iniziando a frenare, quando vedo accendersi gli stop della vettura davanti, ad arrestarmi prima di un eventuale tamponamento. Avete visto che ho superato la vettura, quindi se gli fossi stato perfettamente dietro l'avrei di fatto tamponato. Si vedrà adesso che con 5 secondi di distacco su asfalto bagnato dalla vettura che precede sempre a 110 km all'ora, io avrò tutto il tempo di fermarmi prima di un tamponamento. I 5 secondi, 150 metri a 110 all'ora più o meno, diventano 4 in caso di asfalto asciutto, dove ovviamente la tenuta di strada e la frenata sono maggiori. Un asfalto bagnato non è come un asfalto asciutto, ricordiamocene, mettiamoci la testa,